Bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vediamo un bellissimo esercizio, un tutorial, vedremo dello snatch. Questo esercizio è molto utile da inserire nel tuo workout per accelerare il battito cardiaco, quindi ottimale anche da mettere a fine l'allenamento con una metodica in emo, in tabata, quindi se vuoi aumentare il dispendio energetico. Ok? Allora, se ancora non mi conosci, mi presento velocemente, sono Mattia Babetto, fondatore di fisicofunzionale.com, questo movimento di allenamento intelligente. Sono inoltre principale articolista, uno dei principali del blog di umbertomiletto.com. Ho scritto oltre 400 articoli per questo portale più grande dell'allenamento in Italia. Ok? Allora, l'esercizio di cui ti parlo è questo. Puoi farlo con un manubrio, due bottiglie d'acqua ed è ideale per aumentare il dispendio energetico, che è questo qua. Parte da giù e vai su. Allora, questo esercizio all'apparenza molto semplice è articolato in, diciamo, in tre step fondamentali. Allora, il primo step, appunto, te lo faccio vedere per bene, è quello di posizionarti con i piedi larghezza spalle. Secondo step, vai ad assumere la posizione di stacco, ok? Te la faccio vedere anche in profilo. Quindi ti metti con il manubrio in mezzo ai piedi, nella posizione di stacco classica. Comunque qua sopra ti lascio il tutorial dello stacco da terra, così lo vedi. Da questa posizione ho la terza fase, cioè di estensione, triplice estensione di caviglia, ginocchio ed anca, e vado a portare il peso sopra la testa. Ok, è un esercizio che viene anche molto usato per fare appunto lo snatch olimpico. Non è questo il caso, perché qui il carico è veramente leggero. Infatti il mio consiglio è di utilizzare carichi leggeri molto gestibili, ma fare tante ripetizioni, come ti ho detto, ideale da inserire in un circuito metabolico. Ok, comunque se guardi sul canale trovi tanti esempi di schede di allenamento. Alla fine del tuo allenamento classico o di un altro puoi mettere questo esercizio, per esempio con la classica metodica Tabata, 10 per 4 volte, 20 secondi lavori, 10 secondi recuperi per 8 volte, ti assicuro che è veramente, ma veramente intenso. Ok, quindi io penso di averti detto tutto, te lo faccio rivedere, perché l'importante è tenere il peso vicino al corpo. Ho fatto lento, ora più veloce, quindi scendo e porto il peso sopra la testa. L'importante è che sia sempre vicino al corpo, ok? Quindi questo era lo snatch. Mi raccomando, se sei nuovo sul canale, iscriviti in alto a sinistra. Se sei un soggetto hard gainer, cosiddetto ectomorfo, devi sapere che ci sono tante tipologie di ectomorfo, ok? Dire endomorfo, ectomorfo, mesomorfo vuol dire tutto e niente. Siccome io per primo sono un soggetto ectomorfo hard gainer, in questi anni mi sono specializzato nell'allenamento di questa tipologia di soggetti che faticano a mettere massa muscolare, accumulano per di più sulla pancetta soprattutto. Bene, come devi allenarti e che tipo di ectomorfo sei, perché ne esistono molte tipologie, ti lascio qua sotto in descrizione il link di un test gratuito con 16 domande che puoi fare. Molto semplice, lo guardi direttamente e ti invio anche due sedute di allenamento a casa, una con manubri e una con parallele. Ok? Detto questo, mi raccomando, metti un bel pollice in su, condividi il video se ti è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao Mattia!